Ciao Salvatore. Ciao Laura. Allora, questa sera abbiamo alcune domande da porti e queste domande riguardano Dio e il nostro rapporto con Dio. Nel senso che le persone comuni, ma noi tutti generalmente, quando le cose vanno bene, se ci ricordiamo, ringraziamo Dio. Quando le cose vanno male o ce la prendiamo con Dio. Oppure è colpa di Dio, Dio ci ha voluto punire. Tu che pensi che sia Dio? Dio non può essere pensato da nessuno. Nessuno può pensare a Dio. Perché tutti gli esseri, a livello frequenziale, cominciando dalle formiche, dalle api e dagli esseri più grossi, come gli animali grandi o gli umani, loro percepiscono Dio attraverso il linguaggio primordiale del loro istinto. Noi non abbiamo più questa capacità, né più dell'istinto né del linguaggio primordiale. Al di là di ogni cosa non possiamo mai comprendere, né percepire, né sapere chi è Dio, perché noi abbiamo una mente tridimensionale e noi ragioniamo e vediamo bidimensionalmente, addirittura a livelli molto infimi nella scala dell'evoluzione, chiamiamola così, mentale, psichica, mentale, spirituale. Quindi tutto quello che noi diciamo, diciamo soltanto bugie, cioè non diciamo mai la verità perché non la conosciamo. Cristo conosceva la verità e l'aveva dichiarato come figlio di Dio. Ci sono religioni come l'Islam che vietano la raffigurazione di Dio, altre come la religione cristiana e la cattolica, in cui Dio viene raffigurato. In che modo? Generalmente viene raffigurato, siccome è nostra immagine e somiglianza, viene raffigurato come un uomo un po' anziano col barbone. Tutte le religioni sono oppio per i popoli. Tutti coloro che gestiscono le religioni, neanche loro sanno chi è Dio. Perché possono essere istruite, possono aver avuto scuole di teologia, possono sapere qualcosa che gli altri hanno scritto per loro e loro ripetono quello che hanno scritto gli altri. Molti cardinali, vescovi, il Papa si rifanno a Sant'Agostino. Si rifanno ad altri santi, poi che santi sono questi non si sa e non si capisce bene. Perché se andiamo a vedere chi era, per esempio, Sant'Agostino ed altri, avevano addirittura delle camere di tortura per torturare la povera gente, per fargli dire cose che non sapevano, che non credevano. L'Inquisizione. Eh? L'Inquisizione. L'Inquisizione e tutti gli altri. Cioè, come si fa a credere a questa gente? Quando loro non soltanto sono satanici, credono in Satana, in un demone assassino, perché loro facevano queste cose, li massacravano, li bruciavano, li perseguitavano, gli infliggevano torture di tutte le maniere, di tutti i tipi, a gente innocente, a bambine, a donne, a vecchie, a cosa. Basta che un vicino di casa diceva quello è stregone, quella è strega, era rovinata per tutta la vita. Sì, l'Inquisizione è stata una delle pagine più Ma le negative. pagine fatte dai gesuiti, perché loro erano gli inquisitori. L'inizio di, come si chiama, Ignazio. Ignazio di Loyola. Cioè, lo hanno fatto santo. Quanti ne ha massacrate? E ne ha fatto massacrare. Cioè, questo discorso di tutti coloro che succede un terremoto è colpa di Dio. Succede un maremoto, per esempio in India, 1 milione di morti, e uno tsunami ed è Dio. Qualsiasi cosa è Dio. Ma quale Dio? Chi è Quale questo Dio? Dio? Chi è questo Dio che in tutte le religioni non fa altro che punire gli esseri umani? Ma sono tutti figli di puttana, questi esseri umani che vengono punite? Non sono figli, come diceva Gesù, siamo tutti figli di Dio. E siamo tutti Dio. Una religione meravigliosa, un concetto meraviglioso e un'ascesa verso la conoscenza e l'informazione spirituale incredibile, di cui io sono l'esempio vivente, pur essendo ignorante e semianalfabeta.
per le cose che faccio e per le cose che dico, per le cose che ho scritto da bambino e altre cose, per quello che ho fatto durante la mia vita, ho fatto l'esseno. Ho adottato l'essenismo senza sapere chi sono gli esseni. Mi hanno cambiato la vita. Mi sembra che sia stato Papa Ratzinger che ha detto Gesù era un esseno in uno dei suoi discorsi. No, Paolo, chi era? Paolo Giovanni. Giovanni Paolo II. Lui. E si è affacciato e ha detto prima che Gesù è... Ascoltatemi, fratelli, dovete sapere che Gesù era un esseno ed era vegetariano. Un'altra volta si è affacciato di nuovo. Ascoltatemi, fratelli, dovete sapere che gli animali hanno anche un'anima. E tu, porca miseria, perché te le mangi gli animali? Perché ti mangi la carne? Perché non li uccidi tu, ma paghi per ucciderli? Perché se tu la compri o te la comprano e te la mangi, vuol dire che tutto quello che dice sono cazzate. D'altra parte, animali, anima. Certo, hanno un'anima. Tutti gli esseri, noi apparteniamo al regno animale. Abbiamo un'anima. Un'anima non cristallizzata, un'anima non evoluta. Un sistema emotivo non completo, una casa che ancora non è costruita né sulla sabbia né sulla roccia, come diceva Gesù. Tornando al discorso degli esseni e a Gesù esseno, chi erano gli esseni? Erano una popolazione? Era un gruppo di monaci? Chi era? Era un chi popolo erano? Un po' sparso ovunque. C'è un popolo che adottava i dettami di tutti i grandi maestri del passato, del loro presente e del loro futuro, che è il nostro presente. E si poteva aderire all'essenismo e diventare esseni, o come l'ebraismo si nasceva? No. Ci si nasceva? No. Li sceglievano loro. Andavano in casa di persone e gli dicevano: tuo figlio lo prendiamo noi. Tuo figlio è in grado di diventare un grande esseno, o un terapeuta, o un ebionita, o un esseno. E gli esseni cosa facevano? Gli esseni erano diverse gruppe, erano comunità, lavoravano, ma non si sposavano. Quelli che si sposavano erano per procurare i figli poi agli esseni, cioè agli esseni che poi potevano essere, diventare quello che erano nelle loro cerchie, diciamo così, spirituali. E dove vivevano? Hai detto sparsi un po' ovunque, ma in quale zona? Vivevano per esempio a Betlemme, vivevano in Egitto, cioè Eliopolis d'Egitto, Eliopolis di Betlemme, della Palestina, perché c'era un'altra Eliopolis. Che Eliopolis vuole dire la città del sole. Sì, erano scienze spiritualmente evolute di questi esseri che erano terapeutici, li chiamavano maghi, li chiamavano in tanti modi, ma erano persone che avevano raggiunto una, diciamo così, un connubio tra corpo fisico e psichico, e scienze psichiche erano sviluppate. E potevano vedere l'aura vivente, perché loro potevano entrare e uscire e vedersi dal di fuori. Quindi si conoscevano, si soppesavano, si analizzavano, si scrutavano. Quindi, come noi lo facciamo col corpo fisico, facciamo lo spelling del corpo fisico, loro sapevano e conoscevano lo spelling del corpo eterico, più altri corpi sottili ancora. Ogni corpo che conoscevano aumentavano i sensi spirituale, diciamo, i sensi psichici di quel corpo, e avevano dei poteri straordinari di risuscitare pure i morti entro 6 giorni, di vedere dove era il blocco energetico e lo sbloccavano subito. Persone che cadevano a terra e che mettevano dentro una fossa già vive e poi morivano là dentro soffocate, loro se ne accorgevano e li svegliavano subito. Erano essere così voluti e così amorevoli verso l'umanità come Gesù non volle dar retta agli esseni, che gli disse: lascia stare, Cristo ti ha informato, tu ci hai informati,
vai a casa, vai da tuo padre, da tua madre, segui la tua scia, segui la tua via, qua ti massacreranno. Lui disse no. Perché lo fai? Gli dissero, per amore. Amava tanto l'umanità che ha dato se stesso. Ma in realtà questo premio della sua coabitazione con il Cristo di Dio è stato pagato perché ha sviluppato tanto di quel potere fisico, lui, e psichico, che è qualcosa di grande. Cioè, è E sì, e cresciuto. adesso che ci sono ancora gli Esseni, che come popolo non ci sono più. Sì, ci sono, ma non sono più sul piano fisico. Sono su un piano particolare, come si innalza per esempio il piano di Shamballa, di Agarte, di Asgard e di tanti altri. Non sono sui piani che possono gli umani andarle e massacrarle come facevano una volta. Adesso non le vedono più, anche se sono vicino a loro e loro vedono tutto quello che accade accanto a loro. Ma Gli altri non riescono vedono. ad interagire con noi, se Eh sì. vogliono? Hanno interagito con me quando ero ragazzino e hanno trasformato la mia vita. E poi nel 1970-71 mi hanno prelevato e hanno fatto uscire in me quelle capacità, diciamo, che mi avevano dato quelle informazioni, di cui io da ignorante ho cominciato a scrivere, a aiutare e a dire delle cose incredibili. Quando e si manifestano agli umani, quindi agli uomini, sì, li possiamo, qualche volta li possiamo vedere o no? E se sì, come li No, vedi, vediamo? il problema sta in questo. Loro hanno scelto mia madre prima di me e hanno capito che era un terreno fertile per poter attecchire una loro anima che dovevano inserire in un corpo fisico e l'hanno scelto perché era una donna pia e avrebbe, diciamo così, accettato tutto quello che gli avrebbero detto perché era ignorante. Le persone che sviluppano un certo tipo di informazione di conoscenza satanica rifiutano la luce e rifiutando la luce non sono in grado di poter essere ammesse a certe situazioni particolari. Poi le informazioni che loro mettono dentro, che col tempo si sviluppano e allora crescono. Io per esempio, tu l'hai visto benissimo, quando finisco di fare un video lo voglio rivedere perché non so che cosa ho detto. È la solita, solita questione, non so, è la solita dualità del tuo essere, tu ridi Salvatore, Sì, Salvatore tu ridi. che io non riesco a capire. E cioè, adesso so il perché o il per come, ma non riuscivo fino a poco tempo fa perché non si fanno vedere da me. In poche parole mi proteggono. Cioè, tu non li hai mai visti? No, li ho viste, ma non come mia madre, non si sono soffermate su me. Quando li vedevo, nel senso, loro mi parlavano, non si facevano vedere fisicamente. Mi parlavano e mi ristrutturavano e mi salvavano la vita quando stavo morendo, quando morivo mi facevano risorgere. In poche parole loro facevano tecnicamente, a livello spirituale, quello che gli antichi egizi attraverso chi era Ra faceva attraverso tecnologie risuscitavano i morti, cioè ristrutturavano il loro corpo fisico e il corpo eterico rientrava. Gli davano il soffio vitale di nuovo, capisci? Loro lo facevano a livello come lo faceva Gesù Cristo. Lazzaro, alzati e cammina. E il corpo che era disgregato e pieno di verme e in putrefazione cambiava totalmente struttura, completamente si trasmutava di stato in stato, di condizione in condizione e ritornava quello di prima perché Gesù lo conosceva, lo stampo originario. Era suo amico intimo. Era come un fratello per lui, infatti Maria e l'altra sorella di Lazzaro gli dissero, dice Rabbe, se tu fossi qua, dice, il tuo amico fraterno non sarebbe morto. Donna, dice, dimmi dov'è. Però tu dici era un esseno, Gesù era un esseno e aveva un'altra concezione di Dio, però Gesù era un extraterrestre, non era un esseno. Veniva da un altro piano di evoluzione molto più evoluto dal nostro, però
Per questo ha potuto sostenere l'enorme forza cristica dentro di lui. Quindi era ancora più voluto degli Esseni. Sì. Ed è stato però cresciuto dagli Esseni. In mezzo agli Esseni per poter conoscere, diciamo così, per poter avere la conoscenza di tutti gli uomini terrestri. Infatti viaggiò tantissimo, incontrò tantissima gente per poter conoscere il potere degli dèi e il potere degli uomini. Cioè, nei Vangeli si parla quando lui è piccolo, quando lui forse fino ai 12 anni, se non sbaglio, dopodiché buio e si arriva ai 30 anni. Sì, perché gli Esseni di lì non già appellava niente. E quindi dai 12 anni, dai più o meno 12 anni? Scomparivano, faceva giri di monastere. E infatti veniva seguito sempre da grandi maestri Esseni che avevano poteri psichici potenti e lo aiutavano e lo custodivano, ma in realtà lui era più potente degli stessi maestri Esseni che lo portavano da un monastero all'altro. Dicono anche che sia stato in India, in Himalaya, è possibile? Vedi, lui si poteva spostare, poteva andare dappertutto, perché poteva entrare e uscire dal corpo fisico. Quindi andava col corpo eterico ad apprendere gli insegnamenti? Ma lui poteva, diciamo così, andare direttamente a Roma da Cesare e dirgli che sta succedendo con Pilato, dirgli che la smetta. Invece no, doveva sottoporsi a quel, diciamo così, a quello che i profeti avevano annunziato nel Vecchio Testamento, che quest'essere doveva fare questo, questo e questo e che doveva morire in croce. Infatti quando accadeva qualcosa del genere lui diceva: è compiuto quello che avevano scritto i profeti, è compiuto, lui non ha fatto altro che compiere, perché altrimenti non sarebbe potuto essere possibile il fatto che i profeti avevano visto quello che lui avrebbe fatto, se lui avrebbe cambiato tutta la scena, capisci? Ecco, tu adesso hai citato il Vecchio Testamento, che era proprio la domanda che ti volevo fare, perché dici il Dio, quello che rappresentiamo in forma antropomorfa, cioè come un uomo, non ha niente a che vedere con il vero Dio che Dio non è inimmaginabile. Ma Dio non è esiste, e lo ripeto a Iosa, lo ripeto sempre in tutte le mie vite: se Dio esistesse sarebbe perfettibile nel tempo, nascerebbe, crescerebbe, si evolverebbe e morirebbe come tutti gli altri. Dio essendo l'eterno motore mobile, colui che non esiste ma che è realmente, perché coloro che esistono non sono realmente, perché sono delle illusioni nel tempo e nello spazio, diciamo, forgiate da una mente superiore che esiste, cioè che non esiste ma che esiste nello stesso tempo. Noi non possiamo comprendere queste cose. Se noi non comprendiamo neanche noi stessi, non sappiamo come siamo strutturati, come siamo fatti, non sappiamo come alimentare il corpo eterico, come alimentare il corpo astrale, come alimentare il corpo mentale, come nutrirle per poter crescere, per poterci cristallizzare, per diventare come sono i grandi maestri, per diventare, come diceva Gesù, dei, perché lo siamo. Non conosciamo niente di niente attorno a noi, come possiamo conoscere Dio e dire Dio è questo, Dio è quello, Dio è quell'altro? Vedi, tutte queste strutture mentali, anche di tutti i geni, di tutte queste persone intelligenti che hanno scritto di Dio, è come quando quell'uomo si presentò da Paramahansa e gli disse, da Yogananda, e gli disse: maestro, dice, vuoi che ti parli di Dio? Sì, fratello, parlami. Dopo 4 ore Paramahansa si scocciò e gli disse: senti un po' qua, dice, se io volessi sapere tutto quello che tu mi hai detto di Dio avrei comprato tutti i libri che tu hai letto. Tu sai qualcosa realmente, tu hai esperienza di Dio? Dice no. E allora che cazzo viene a farmi, a dirmi a me? Quando avrai esperienza di Dio verrai e io ti ascolterò. Per adesso vattene a quel paese. Però c'è una preghiera che ha pronunciato Gesù Cristo, che è Padre nostro. Chi è allora Padre nostro? Vedi, noi abbiamo a che fare con una società, neanche una civiltà, erano pecorai. Erano gente veramente
ignorante ciò che lo dite, al di là che non c'erano scuole, le scuole esoteriche che c'erano, erano soltanto per i pochi eletti che venivano prese da quelli che erano i grandi iniziati e venivano aiutati a crescere a livello spirituale, conoscevano la gnosi, conoscevano i commentari occulti, conoscevano tutto di tutto, pure di quello che parlava Gesù di nascosto con i discepoli, mentre con tutti gli altri parlava in parabola. Ma non è che gliel'hanno detto alcuni discepoli evoluti, perché Pietro stesso l'ha tradito e tutti gli altri erano ciò vuol dire. Pietro era un pescatore che aveva una barca e mangiava pesce, uccideva pesce, era un carnivoro. Queste sono delle cose particolari, anche perché lui venne nell'era dei pesci. C'è tutte queste cose che non avevano tutti questi discepoli la conoscenza di cui avevano i grandi iniziati, e quindi dovevano parlare a loro. È come quando lui parlava di morti, intendeva i vivi. Pietro, quando parlava di morti, intendevano quelle che erano morte. Certo. C'è due modi e due condizioni psichiche e mentali totalmente diverse. Ora noi dovremmo distinguere quello che dicevano i discepoli, e in che, diciamo così, in metafore o in altre cose parlavano, anche perché non conoscevano niente ancora, o quello che diceva Gesù, che parlava in realtà, ma non potevano capire perché erano abituati a vedere morti in terra. Quindi l'espressione Padre nostro era risultava comprensibile. Risultava comprensibile e comprensibile a quella gente che non riusciva a comprendere niente. E come io non sto mettendomi su un altare o su un piedistallo, sto dicendo i fatti come sono. Cioè, tantissimi anni fa ero come tutti gli altri miei compagni, amici, fratelli che giocavamo insieme. Poi un bel giorno c'è stato il mio mutamento, quando nel 70 mi hanno trasformato. In realtà, nell'attimo in cui mi hanno trasformato da grande cacciatore, pescatore, onnivoro, mangiavo di tutto, era uno schifo come mangiavo, sono diventato vegetariano completamente. Non ho sentito il bisogno più della carne e dei pesci, e da allora io non ne mangio più. Ma non è stato, diciamo così, una mia libera scelta, non è stata una mia decisione, è stato così che io non sentivo più il bisogno, e sono loro che mi hanno mutato, mi hanno cambiato, per darmi la possibilità che mi dedicasse ad altre cose, capisci, più importante, e che desse l'esempio di queste cose, altrimenti nessuno mi avrebbe creduto. Come certuni parlano di essere vegetariani e poi si mangiano la bistecca così. È un classico. Magari la fiorentina. È un classico. Eh? È un classico. In Italia dicono che ci sono 8 milioni di vegetariani. Poi quando per caso vai al ristorante e chiedi qualcosa di vegetariano, non hanno niente. Dove sono questi 8 milioni di vegetariani? Ma pure Veronese non è vegetariano. Non esiste. Perché è diventato per merito mio Veronese. E io posso portare la dimostrazione pratica della signora Carla Angeole, che è stata lei a parlargli di me, e perché ho curato la matrigna di tumore di cancro al seno, e lui allora voleva conoscermi, ma non si è degnato di conoscere me, perché si vergognano tutti di me, o si vergognano di me perché sono ignorante e che posso insegnargli la vita e la morte, o si vergognano di me perché non ho un'istruzione, no, perché dico la verità, o perché sono ignorante, o perché dico la verità, e allora gli darei fastidio, capisce? Perché loro camminano con due piedi in due barche, una che parlano con voce forbita con quella e con l'altra, e con l'altra parte se ne fottono di tutti e guadagnano fior di quattrini sulla spalla della povera gente morta di fame e ammalata. Quando si prende lui per 10 minuti di visita? 80 euro? 800 euro, 800 euro, per 10 minuti, quanto dura il suo, diciamo, la sua visita? 800 euro. Quanto mi dovrei prendere io da una persona che ho dato la vista agli occhi o che l'ho salvata di leucemia
come Serena Princi, che era dal signor Mandelli, che l'aveva massacrata. Io non mi sono preso una lira e ci sono stato 40 giorni e 40 notti dietro di lei, dandogli tutta la mia, diciamo, capacità, tutte le mie informazioni, tutta la mia attività per poterla aiutare. Ecco perché sono un po', diciamo così, non ostacolato, sono, la parola esatta non riesco a dirla adesso perché sono ignorante, che ci posso fare? Tornando al discorso del Nuovo e Vecchio Testamento, no? Tu dici che Gesù Cristo o Cristo, sono cose diverse, però in tutti e tre i casi comunque il risultato è lo stesso, ha dato un insegnamento profondamente diverso da quello dell'Antico Testamento. Eppure entrambi i libri sono attualmente i libri sacri, costituiscono la Bibbia. Che legame c'è allora tra il Dio della Bibbia e il Padre nostro del Nuovo Testamento, dei Vangeli? Nessun connesso. Cioè, il Dio di Mosè, quello della Bibbia, è un Dio assassino, massacratore. È un essere che si ciba di energia vitale degli uomini, vuole massacri. Lui giustifica soltanto quelli che ha, diciamo, manipolato lui e tutte le sue scagnozze che vivono su questo pianeta ancora, e le hanno modificate e hanno fatto una rivoluzione a livello di manipolazione mentale nel deserto del Sinai. E infatti gli ebrei sono i più potenti a livello mentale, gestiscono tutti i poteri del mondo in qualsiasi, diciamo, in qualsiasi settore, zona di potere possa essere, ci sono sempre loro a comandare. Quindi comandano il mondo. Sono più intelligenti. Sono più intelligenti. Sì, perché sono state manipolate a livello genetico mentale. Il loro quoziente, diciamo così, di neuroni è aumentato e loro ragionano con una percentuale in più di noi come cervello, invece noi no, e noi siamo gentili, quello che Dio Geova dice che devono essere sottoposte a loro, massacrati, e i pochi che rimangono sgabello dei piedi dei suoi. Ma Gesù non parla così, il Padre di Gesù non parla così, dice che tutti gli esseri su questo pianeta Terra, anche gli animali, sono creature di Dio, tutti gli esseri come la pietra, le piante, l'aria, l'acqua, la terra, sono tutti imbevuti di Dio, sono tutte manifestazioni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre come potenza, come Figlio come amore, aggregazione di energie sviluppate dal Padre, e Spirito Santo come conoscenza e evoluzione. Non c'è potere senza amore e non c'è potere d'amore senza sapienza, perché ci sarebbe l'involuzione. Quindi tutti i tre aspetti del Padre non sono altro che una precisa, diciamo, un preciso connubio che si sono inseriti in tutti gli atomi, fin dalle minuscole particelle atomiche, cominciando dai quark, dopo gli atomi, i quark, le particelle elementari, le stringhe, tutto quanto. Cioè significa che qualora tutte queste cose creano e formano degli eventi più complessi, si informano sempre di più e creano essere senziente fino a livello di galassie, fino a livello di sistemi planetari, cosmici, universali. Quindi se dovendo dire, rappresentare, indicare diciamo il Padre nostro, cioè questa figura tra virgolette di Dio presente nel Nuovo Vangelo, dovessimo indicarlo con tre parole, queste parole sarebbero amore, Potenza, amore e sapienza. Amore e sapienza. E invece se dovessimo indicare con tre parole le caratteristiche del Dio del Vecchio Testamento, quali potrebbero essere? Non lo so, è tutto. Basta leggere l'Antico Testamento. Quando io in Val d'Aosta nel 69 ho cominciato a leggerlo, ho cominciato a piangere e l'ho buttata. Certo. Non potevo sopportare i massacri che faceva lui. Addirittura quando ho letto i 10 comandamenti, credevo che fossero come quelli che ho visto nel film
di Mosè e i 10 comandamenti fatto da un ebreo che era Cecil B. DeMille, un altro ebreo. E infatti tutti quelli che sono a Hollywood, tutti i grandi attori, tutti i grandi registi sono tutti ebrei, guarda caso. Sì, sì. Guarda caso, non lo dico io. No, no, è così. È così. È così. Anche i grandi fisici, i grandi scrittori, scultori, architetti, poeti, tutto quanto di origine ebrea. Sì, sì. Perché il loro quoziente mentale è stato innalzato a certi livelli che noi umani non riusciamo. Come ero io prima di avere questa trasmutazione. Cioè, mi interessavo di film di cappa e spada, mi interessavo di fumetti, Tex e Willer, che sono stati e hanno continuato ad essere il mio fulcro di evoluzione. L'italiano io lo parlo in un certo modo perché ho letto Tex e Willer, perché non riuscivo. Poi da bambino ho cominciato pure a leggere libri nel periodo infernale che non volevo andare a scuola. Da una cassapanga, la vecchia cassapanga di cui si dice prendiamo i pizzini di Salvatore, da una vecchia cassapanga, io prendevo i libri del magistrale di mio fratello e di mia sorella e leggevo l'Eneide, l'Odissea, leggevo tutte queste cose, l'Orlando Furioso, l'Orlando Innamorato, la Gerusalemme Liberata, il Carducci, il Pascolo, il Leopardi, e li imparavo a memoria. Subito. Ah? Subito li imparavi? Sì, subito imparavo. Una memoria potentissima. Li imparavo subito. Li ripetevo mnemonicamente. Quando non riuscivo a ragione guardavo il libro e poi lo ripetevo di nuovo da capo. Quando sbagliavo o mi fermavo guardavo il libro e lo riuscivo. Io in poche ore ti ripetevo a memoria la cavalla storna del Pascolo oppure davanti a San Guido di Carducci. Cioè, tornando al discorso del Vecchio Testamento, mi è capitato, incuriosita di varie cose che ho sentito, perché a un certo punto qualcuno ti comincia a mettere la pulce nell'orecchio, come sei tu, per esempio, come hai fatto tu, e a dirti, ma tu l'hai mai letto il Vecchio Testamento? Hai mai prestato veramente attenzione a quello che è scritto? Allora mi era capitato di prendere alcune parti e di leggerle, e devo dire che sono rimasta abbastanza esterrefatta. Rapporti omosessuali nei dettagli, ve li immaginereste nella Bibbia, rapporti omosessuali nei dettagli? Oppure sventramento di donna incinta. Se in Geste il fratello di Abramo, Lotto, si era messo con le figlie. In Geste. E quando tu lo dici a un prete o a un alto prelato, ti dice allora Dio lo permetteva perché eravamo pochi. Gran figli di puttana! E ve lo dico apertamente, gran figli di puttana, come osate dire queste eresie? Voi che dovreste insegnare a noi le cose giuste. Dio permetteva l'incesto, o Dio ha permesso l'assassinio di Caino, o Dio ha permesso questo, ha permesso quell'altra cosa. Tutti i massacri li permetteva Dio. Permetteva a Giosuè di distruggere Gerico e gli diceva addirittura di massacrare tutte e di massacrare i Filistei, gli Amorrei e tutti gli altri. Ma che senso c'ha? Come commento, non mi ricordo più se a un tuo scritto o a un video, no? Che è stato postato su Facebook, una dei tuoi contatti su Facebook ha scritto, però Salvatore, ha scritto più o meno, adesso vado a memoria, Salvatore, non è vero che Dio è il Dio dell'Antico Testamento, il cattivo, era bravo con il suo popolo, in fondo ammazzava solo chi non lo pregava. Cosa risponderesti a una frase del genere? Cioè, come Salvatore o come Turiddu? Meglio Salvatore, evitiamo. Come Salvatore. Chiuderebbe gli occhi, verserebbe delle lacrime per questo povero disgraziato. Era una donna. O questa povera disgraziata, volterei le spalle a Menangè. Perché non è degna neanche di essere, diciamo così,
Non puoi dire niente ad una persona che dice una cosa del genere. Ma probabilmente lei è una persona molto indottrinata, che ormai ha uno schema mentale così rigido, per cui tutto quanto deve giustificare nel proprio schema mentale rigido. Perché se non lo giustifica lo fa saltare, e se lo fa saltare sono guai. Sono guai per lei. Certo. Ma questo è il danno. Vedi i testimoni di Geova che sono plagiati mentalmente, sono non solo plagiati, ma sono drogati a livello mentale, e tutto quello che dicono loro, leggendo a memoria la Bibbia, è reale. Sono stronzate, grandi stronzate. Tu puoi mettere d'accordo un cattolico con un testimone di Geova, o un avventista del settimo giorno, o un, come si chiamano quelli dei luterani? Protestanti. I protestanti che ancora oggi si massacrano in Irlanda in nome di Dio, sia i protestanti che in nome di Dio, sia i cattolici in nome di Dio si massacrano. In nome di quale Dio, figli di puttana? In nome del Dio di Gesù, che si è fatto mettere in croce per noi, meschine. In nome del Dio che è un demone, che è un divoratore d'anime, che vuole energia vitale, che vuole il nostro corpo, il nostro campo strutturatore di forma, cioè la nostra energia vitale. E ci sono i dioti che la consentono, che lo, diciamo così, gli hanno dietro e creano tutte queste cose. Anche i riti satanici fanno per questo Dio, per dargli l'energia vitale. Uno di questi assassini è stato quello che era il suo diletto ambasciatore sulla terra, Abramo, che assassinò suo figlio Isacco per darlo a Geova. E poi gli ha fatto avere Geova un altro figlio che sarebbe Giacobbe. Se però vogliono nutrirsi dei se questo Dio, se queste entità vogliono nutrirsi di noi, dei nostri corpi sottili, vuol dire che sono pregiati. Come? Sono pregiati. Siamo degli esseri speciali, o no? Noi sì. E loro? E per questo loro prediligono la nostra energia vitale. Sono di un altro piano di esistenza loro. Hanno bisogno di questa energia. La nostra energia per loro è vitale. Loro vengono rigenerate, ma non solo vengono rigenerate loro come, diciamo così, essere, non so se sono fisici, psichici o che razza di merda sono, ma anche le loro astronave. Noi potremmo essere, per come siamo, cioè come umani, potremmo essere superiori a loro? O no? Sì, certo. Cristo lo era superiore a loro. Infatti quando parlarono gli scribi, i farisei, gli dissero: allora tu vuoi mutare la legge di Mosè, del Dio di Mosè. Dice: io non sono venuto a mutare la legge del Dio di Mosè, io sono venuto a compierla, a completarla, non a mutarla. Ma nello stesso tempo lo tolse di mezzo e portò suo padre, quello d'amore, di pace, di tutti gli uomini e gli esseri viventi. C'è una scollatura completa tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Non ha nessun senso logico neanche guardarlo o leggerlo, il Vecchio Testamento. Tu vai in chiesa e vedi quello stupido di prete che ti dice: e allora Gesù, un giorno sono entrato in una chiesa protestante, erano i Valdese. Io ero un ragazzino all'inizio del centro studi Fratellanza Cosmica. Quando sono entrato si sono fermati tutti. Buongiorno fratelli, mi hanno detto. Dentro di me ho detto: guarda caso, io non sono suo fratello. E c'era il pastore, Upicuraro in poche parole, il pastore che stava recitando versi dell'Antico Testamento. Pastore di pecore. Pastore. No, sì. No, è pastore, una battuta. No, pastore di pecore, perché li massacrano. E stavano massacrando tutti i propri fedeli là dentro, dicendo le più grandi stronzate. Allora ho detto: posso sedermi? Sì, fratello, siedete. Quando cominciò a leggere l'Antico Testamento, cominciò a dire che Davide combatteva i Filistei, e allora Davide si trovò
in situazioni precarie di fronte ai filistei, che erano più forti e più potenti, erano più, diciamo così, organizzate. E Dio intervenne a favore di suo figlio David, come se l'aveva generato lui, a quel porco di David, perché era un porco che uccise il marito di Bettesabea, mi sembra che si chiama Bettesabea, l'ha fatta assassinare da un suo accolito durante la guerra contro i filistei per prendersi la moglie. E lui lo poteva fare, Dio lo perdonò, quel figlio di puttana di Geova lo perdonò, se l'avessi fatto io mi avrebbe massacrato. Cioè, come i suoi accoliti erano perdonati, potevano fare e potevano sedurre tutte le donne e non peccavano. Quando Maria Maddalena, che non seduceva nessuno, che erano gli uomini che la portavano in quelle condizioni, volevano lapidarla per fottere a Gesù. Ma Gesù non si è fatto fottere. Allora, ritorniamo al fatto. Quando i filistei stavano per vincere l'esercito ebreo, Dio cominciò a tirare pietre dall'alto. Ha massacrato i filistei. E allora la fede di Davide fu esaudita e Dio massacrò i filistei e Davide vinse la battaglia. Purtroppo in un momento Salvatore si era schifato e se n'era andato. Disgraziatamente era rimasto turiddo. E cosa è successo? Si è alzato turiddo con la mano come se andava a fare pipì quando era a scuola. Scusi, pecoraio, pastore, posso dire qualcosa? Dice, sì, fratello, dimmi. Cerissima, Dio è amore? Dice, sì, è amore. Dio vuole bene a tutti gli esseri di questo mondo? Sì. Dio è questo, Dio è quell'altro. Gli ho detto un sacco di cose su Dio. Dice, sì, fratello, come dici tu? E allora perché ha massacrato i filistei che sono pure figli di Dio? O sono figli di puttana? Satana tu sei, vai via Satana, vada il regio Satana, ma figlio di puttana, tu lo stai dicendo quelle cose, non li sto dicendo io. Questo così ragiona. Manca il ragionamento, la logica, lo spirito. Non hanno né logica né niente. Non riescono a capire quello che leggono, non vanno dietro ai commenti a capire e a ragionare con la loro mente. Leggono papale quello che c'è scritto, sti stronzi. E danno per scontato che sia la verità. Abboccano. E tutti gli altri abboccano. E questo è il grande disordine mentale di cui sono, diciamo, oppiati e circoscritti queste persone che vanno là dentro. Diventano succube di queste persone. Che poi se tu li vedi a casa loro hanno un'ignoranza tale e i figli così stronzi, così stupidi da non capire più niente. Torniamo al Nuovo Testamento, anzi andiamo a parlare del Nuovo Testamento. Per la Chiesa Cattolica ci sono quattro Vangeli, i quattro Vangeli canonici, però esistono anche altri. Tantissimi altri. E allora? Allora è stato questa mina a toglierle tutte, nel Concilio di Nicea. Li ha spazzati via tutti. Quanti? Li ha spazzati via tutti. Come ha spazzato il Vangelo di Giuda, dove Giuda era d'accordo con Gesù e l'hanno trovato dopo 2000 anni, cioè 40 anni dopo che io dissi che Giuda era d'accordo con Gesù. Il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di tutti Maria, gli altri Vangeli, anche quelli di cosa, di Apollonio di Tiana, non se ne parla. Nessuno sa che era Apollonio, dicono un sacco di cose, addirittura lo hanno attribuito come se fosse Gesù. Diversi anni prima della nascita. Puoi ridire bene il nome, così magari qualcuno. Apollonio di Tiana. Che un giorno è stato portato nel deserto del Gobi, mentre camminava, si sono aperte delle feritoie perché è come nel triangolo delle Bermude che scompaiono, lui è comparso in un'altra dimensione spazio-tempo, dove ha visto dei grandi grattacieli con colonne di luce che salivano al cielo e delle cose che volavano in alto, che era un aereo o qualcosa del genere. Allora, ebbene, delle persone sono andate a lui incontro e gli hanno detto, beh, ti aspettavamo, devi andare a Roma
a seppellire dei talismani perché Roma deve diventare il centro del mondo, deve dominare il mondo. Allora c'erano delle persone che gestivano e costruivano gli imperi e che poi li portavano persone, degli esseri, e poi li buttavano a terra quando altri esseri più potenti di loro decidevano che quegli imperi dovevano crollare per far risorgere quelli che loro mettevano a capo e che volevano. Ci sono state sempre delle fazioni in contrapposte che si massacravano e si scannavano l'uno con l'altro. Questo per la storia, ma torniamo ancora alla religione. Quando ti ascoltiamo, tu parli degli episodi di Gesù e uno dice no, ma questa cosa non c'è sui Vangeli canonici. Quindi le cose che racconti dove sono scritte? Beh, nel momento che lo saprò te lo dirò pure io. In parte però sono scritte sui Vangeli gnostici e apocrifi. Che io non c'ho. Ma io li ho letti. Ah? Io li ho letti. Io no. Ma io sì, e molte delle cose che dici sono scritte sui Vangeli apocrifi. Per adesso sto leggendo qualcosa di molto importante. Sono giunto a metà di fumetto. Color Text. È uscito adesso. Un Tex a colore. Sto leggendo questo. Quando finirò ti dirò cosa fa Tex. Sì. Però le cose che tu dici hanno, a parte il fatto che tu le dici perché vieni ispirato a dirle, però no, comunque non lo so se sono ispirato. Ispirato, che parli, cioè non lo so, questo lo devi dire tu. Tu da quando mi conosci, tutte quelle cose che tu mi hai detto io ti ho sempre risposto senza sì. leggerlo mai nel libro, senza saperli prima, nel senso ho le domande che mi devi fare tu e io allora mi vado a vedere quali le risposte, ma dove? Tutto quello che mi dici o tutti i video che mi hai fatto io non l'ho mai letto. Lo so, perché quando poi lo rivedi rimani meravigliato e posso dirlo, dici, ma come parla bene Salvatore? però molte delle cose che dici sono scritte sui Vangeli apocrifi, sugli gnostici, io ne ho letti un po', qualcosina, e per esempio il fatto che Gesù non fosse partorito da Maria, cioè non mi ricordo più in quale Vangelo, se gnostico o apocrifo, ma ci sono due levatrici, ce n'è una che va a controllare, no? Ma questo è su Gesù e il Cristo scritto, sul mio trattato. Va a controllare se la natura di Maria per vedere se era uscito di lì. Sì, è sconvolta perché non è uscita di lì. Allora esce dalla caverna, da dove erano, dal rifugio, e va a parlare con l'altra levatrice. L'altra levatrice va a visitare, ma a questo punto non con interesse, ma con un interesse un po' morboso, mette le mani e le ritira scheletriche. E poi dopo gli ricomparirà la carne. Poi dice non è possibile, questa donna non assomiglia alle figlie di Eva. Questa donna non è di questo mondo. Sì. La sua struttura fisica non è delle figlie di Eva. Era umana. Quindi non è umana. Non era umana. A questo punto mi viene. A Turino viene da ridere. Perché? Mi ricordo e mi è venuto così come Frescia, Fantozzi, come umano. Dice, non lo so perché, come umano, questi siamo noi umani, massacriamo tutto e tutte, ci massacriamo noi stessi. Quindi tu hai detto che noi siamo degli esseri bellissimi, ma lo siamo in potenza, nella realtà noi non sviluppiamo niente del nostro essere, o poco sviluppiamo del nostro essere. Sì. E allora, ultima domanda, forse l'ultima, non lo so. Quando ti arrabbi, con chi te la prendi? O quando sei felice, con chi te la prendi? Partendo dal discorso che avevo detto all'inizio, che normalmente le persone quando sono felici, se si ricordano, ringraziano Dio. Quando invece si arrabbiano, dicono è colpa di Dio, oppure lo insultano. No, io no. Quando mi succede qualcosa di brutto,
come quando mi hanno massacrato ed ero morto e poi mi hanno resuscitato, perché non è stato merito mio e di nessun altro. Io ho alzato gli occhi al cielo e ho detto: Dio di Cristo, Padre mio, poteva andare peggio, ti ringrazio, anche se ho subito qualcosa di brutto e le mie sofferenze sono state così dolorose e atroci, io sono ancora qua, per merito tuo. E non ho più niente, fisicamente non ho più niente. Le ossa si sono rigenerate da solo, la scatola cranica si è chiusa e si è rigenerata. Tu hai detto che c'era dei buchi e delle fratture nella scatola cranica. 25 punte sono date, non si vede più neanche la cicatrice. C'era la rottura della scatola cranica lineare, c'era uno sfondamento con che corrispondeva ad un buco, sì. Quindi un corpo, un taglio laterale così molto lungo e un colpo appuntito, piccolo ma profondo, che aveva fatto un piccolo sfondamento. Sono venute per uccidere. Sì, probabilmente ti hanno lasciato perché pensavano di averti ucciso. Sì. Mi hanno lasciato perché pensavano, ed in realtà ero morto. Mi hanno tagliato pure l'esofago e la trachea, l'occhio l'unico e l'altro me l'hanno lasciato perché sapevano che non c'era niente, mi hanno fracassato l'unico. Ora è stranissimo, io non vedevo, ora ho 10 decime. Io non potevo né parlare né mangiare né bere, ora parlo, mangio e bevo e dico pure puttanate a voi. E come va questo discorso? La spina dorsale si è raddrizzata, ora cammino. Le scapole si sono riprese. Tutte le ossa del mio... Le costole si sono riorganizzate da sole. Come? Non lo so. Perché non è stato fatto nessun imbacco d'argilla, non è stato fatto niente. No. Perché c'erano altri problemi più importanti. Più importanti. Quindi a questo punto dico: chi è stato? Chi è stato? Te lo chiedo io, chi è stato? Non lo saprò mai, io so soltanto una cosa. Quando nel 94 ero arrivato proprio morto, che stavo morendo, che non ce la facevo più, sono scesi, sono entrati nella camera dove io mi sono buttato, perché da 40 giorni a 40 notti non mangiavo, ed ero tutto pieno d'acqua, non respiravo più, buttavo acqua e sangue, ero morto, sono buttato nel letto e ho detto: aiutatemi, in nome di Dio. E una voce mi disse: non ti preoccupare, adesso dormirai un po', poi non dormirai. All'improvviso mi sono visto alzato in aria e le braccia si sono allargate, le gambe pure, come l'uomo di Leonardo. E ho cominciato a girare così a ruota con due, diciamo così, due rete che sembravano un sandwich, mi hanno messo uno davanti e uno di dietro e ho cominciato a girare. Io stavo cominciando a gridare e quella voce, o dentro il mio cervello o nella mia camera, mi hanno detto: non ti preoccupare Salvatore, siamo noi, ti stiamo rigenerando a poco. Oggi ci sono testimonianze, fotografie mie, che io ero 48 kg. Il vetrino dell'oncologo che mi ha fatto le analisi era soltanto acqua, globuli bianchi, non c'era più globuli rossi, e l'emoglobina era 4, i globuli rossi erano neanche 700.000, e poi c'erano tutti i blasti e tutte cellule tumorali. Era tutto alterato il mio sistema di vita. Ebbene, dopo 30 giorni, c'è la fotografia che un giorno di questi farò vedere sul video, io facevo bodybuilding con quella persona, che medico, oncologo, che faceva le analisi e che mi aveva dato un'ora di vita. Facevo sollevamento peso con lui e mi allenavo con 100 kg in panca. Ci sono le foto dove mi allenavo. E ci sono le foto pure a casa mia, come ero diventato. Ero arrivato a 70 kg ed avevo preso la forza e la struttura di un culturista. E tutti gridarono al miracolo in un mese di tempo. Che era successo? Che era successo?
non lo so quello che succede a me, perché la mia impronta plastica ormai è quella di quando ero ragazzino, a 15 anni e mezzo, che sembravo Schwarzenegger. Dobbiamo far vedere anche le foto di circa 7-8 anni fa, dove io a quell'età già adulta, la struttura fisica che avevo di culturista, che nessuno se lo immagina. Cioè, allora cosa succede? Tante volte, come diceva il Manzone, che ha scritto quello su Napoleone, il Manzone, e fusi come, mobile, sì. Dato il mortasso spiro, stretta la sfoglia in memoria, orba di tanto stile. Poi disse: due volte nella polvere, due volte sull'altare. Io cinque volte nella polvere, cinque volte sono resuscitato. Cinque volte ero diventato morto, polvere, cinque volte mi hanno rigenerato e resuscitato. E tutte e cinque volte mi sono visto fuori dal corpo, con il corpo eterico, di cui io da tanto tempo giro insieme ai maestri esseni, a Sai Baba, ai maestri tibetani, cioè detto da altre persone, da bambini che mi hanno incontrato nei loro sogni. Io, non come Turiddu, ma io, Salvatore. Sì, Salvatore. Perché Turiddu rimane sempre qua. Turiddu prende le botte, fa da paravento a Salvatore, non ne può più.